Raga, vi do il benvenuto in quello che potrebbe essere davvero uno dei video più incredibili di sempre. Come potete vedere, infatti, sono con la Germania nella modalità velocizzata, nella mappa con tutte le nazioni. E no, non è una partita RP. O meglio, in realtà possiamo dire che è una partita RP. Infatti il nostro obiettivo, ragazzi, sarà esattamente allearsi col Giappone e con l'Italia. E ovviamente dovremo vincere la partita. E se questo vi sembra un obiettivo facile, bene raga, vi assicuro che non lo sarà. Infatti l'obiettivo è di vincere entro una settimana, conquistare tutta la mappa, sconfiggere Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Unione Sovietica, Cina, India, Australia, tutti quanti entro solo 7 giorni. Ce la faremo? Boh, ovviamente lo dovremo scoprire durante questo video e durante questa miniserie che vi porterò. Prima però mi raccomando un bel like, raga, almeno 300 like per questo video sono obbligatori. E ovviamente se siete nuovi iscrivetevi, ragazzi, se vi piace Call of War, perché vi porto delle serie e dei video molto interessanti ogni settimana. Adesso però andiamo a noi. A proposito, sapete, ragazzi, chi è il Giappone? L'Italia onestamente non lo so, credo sia un player normale. Ma il Giappone, ragazzi, che come vedete è livello 216, non è assolutamente un player a caso, è un mio amico che ho conosciuto praticamente da qualche mese, che trovate, raga, anche su Instagram nella pagina Meme Storici. Andatelo a seguire, raga, perché posta delle cose super interessanti. E poi, come vedete, è un player veramente forte. Cioè, raga, volete veramente mettere? Volete veramente mettere? E abbiamo deciso effettivamente di fare questa partita insieme. È stato difficile prendere la Germania, il Giappone un po' meno perché non lo prende nessuno. Però, raga, la Germania è difficile da prendere. E l'obiettivo, ovviamente, come vi ho detto prima, è distruggere tutti. Però, raga, innanzitutto, prima di iniziare, vi ricordo che se volete potete abbonarvi al canale a livello comune se volete essere salutati nel prossimo video, oppure addirittura a livello epico per entrare al 100% nelle prossime partite di Call of War che faremo qua sul canale. Quindi mi raccomando, se volete supportare il canale e avere dei vantaggi, abbonatevi. Potete disattivarlo quando volete. Ora torniamo al video. Chiaramente in questo momento sono le 22:30 di sera, quindi quello che faremo sarà attaccare gli stati più scarsi. Gli stati forti chiaramente li attaccheremo successivamente. Sarà ovviamente una serie, ma non tanto lunga, anche perché se la partita durerà una settimana, chiaramente ci usciranno più o meno 3 episodi. Tra l'altro, un casino sul giornale, scusate la voce, raga, sono un po' raffreddato. Andiamo però finalmente ad unirci in coalizione. 3, 2, 1, sbam, siamo ufficialmente alleati del Giappone e dell'Italia. Tra l'altro, come vedete, hanno deciso, abbiamo deciso in realtà io e il Giappone, di renderla molto RP, molto storica. Infatti hanno scritto nella descrizione delle cose che però non leggerò durante il video, perché altrimenti mi chiudono il canale. Chiaramente, raga, prima di dire qualsiasi cosa, signori di YouTube, questo ovviamente è un gioco, quindi non c'è nessun intento a fare propaganda di niente, è soltanto appunto un gioco. Viva la democrazia! Detto questo, raga, possiamo iniziare. Vedo tra l'altro che c'è subito il Belgio cattivissimo che mi pattuglia. Potrei, diciamo, di già invaderlo. Tanto, raga, il Belgio è molto facile da buttare giù. Basta una fanteria motorizzata e entriamo subito in Belgio. Spariamo anche un bel colpo di artiglieria ed entriamo anche da nord, raga. In questa serie l'obiettivo è anche ovviamente farvi vedere tutto quanto come si gioca la Germania. Non perché io sia forte, raga, ve lo ripeto sempre, raga, io non sono un player forte, sono un player che impara continuamente di giorno in giorno, ma che però ormai la Germania so giocare quasi alla perfezione, visto che l'ho giocata 5 milioni di volte, anche contro player molto forti. Se vi ricordate, raga, tutte le stagioni che ho fatto con la Germania non ho mai perso, più o meno. Vero Italia, vabbè, ma lasciamo perdere, raga, andiamo avanti. Iniziamo subito anche la costruzione di carri armati. Chiaramente il medio ce l'abbiamo già a livello 2, mamma mia quanto è forte la Germania, me l'ero già dimenticato. A 9, raga, costruiremo ovviamente fanterie motorizzate, veramente a go go, non se ne può più. Amburgo facciamo nel frattempo carri armati, anche se poi ovviamente faremo le navi qua. Monaco dobbiamo fare subito l'aeronautica, per il momento facciamo intercettori, poi dovremo fare anche strategici. Dobbiamo attaccare la cosa qua, la Slovacchia. E quindi iniziamo subito, ragazzi, subitissimo, siamo già in guerra. Tra l'altro l'Ungheria effettivamente potrebbe fare comodo, ma dovremo invadere tutti, ragazzi, non c'è pietà per nessuno. Oh mio Dio, ma un botto di messaggi, raga, cioè sembra veramente siano le partite della serie, quando questa in realtà l'ho startata normalmente da questa sezione qua, raga, quindi non ho creato niente, non era ufficiale, non era niente, però la gente probabilmente mi ha riconosciuto lo stesso. Vi farei solo far vedere il giornale, cioè vi farei solo far vedere, ma cosa cavolo ho detto? Cioè guardate, raga, il giornale. Tutti quanti a inneggiare il Naxone, ovviamente, che nazionale, nazione, nazionale. Però più che altro, raga, guardate come gioca il Giappone, che già, vabbè, è già partito alla conquista della Manciuria. Ogni volta che gioco insieme a lui e al Giappone, sempre subito la Manciuria viene distrutta. Vi farò ovviamente anche molto vedere quello che farà il Giappone, perché da lui abbiamo solo da imparare. Vi ricordo di seguirlo su Instagram. Chiaramente vedremo un po'
ambo le parti. L'Italia non so onestamente cosa sta facendo, per il momento niente, però effettivamente speriamo conquisti la Jugoslavia, la Grecia e tutto quanto quello che ci circonda. La Svizzera in realtà credo di tenermela neutrale alla fin fine, poverino, non ha fatto niente di male. Cioè guardate raga, tutti che me lo chiedono, io vi giuro non ho parole ragazzi, non ho parole. Ovviamente raga, quando hanno visto che ci sono io, raga, tutti si vogliono unire in coalizione, ma dovremmo scegliere il quarto membro veramente in modo strategico. Chiaramente guardate la coalizione degli alleati: Polonia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, mentre ovviamente l'asse siamo noi, paesi neutrali. Ok, non era neutrale il Sudafrica, né tantomeno la Grecia, né tantomeno il Belgio. Il Portogallo sì, però vabbè, comunque. Si è creata una partita RP quando nessuno in realtà la voleva, soltanto io e il Giappone la volevamo. Ma è proprio questo, raga, che ci farà divertire veramente un botto. I miei bombardieri stanno letteralmente massacrando il nemico. Guardate cosa ha scritto l'inglese nel giornale: la Germania infrange la neutralità del Belgio, nostro alleato. E allora, cosa vuoi fare, Inghilterra? Vuoi sbarcare nella grande Germania? Non ce la farai mai. Bene, abbiamo già preso la prima provincia della Slovacchia, che chiaramente cosa fa? Attacca l'Ungheria. Ovviamente con le milizie attacchiamo le auto corazzate, così le perdiamo prima. Cosa? Ma l'Ungheria c'ha le auto corazzate al 2 e io ce l'ho a livello 1, raga. Questo è uno scam. Cioè, non può l'Ungheria avere una roba più livellata della Germania. Questa, raga, mi sembra veramente una truffa. Però noi continuiamo ad avanzare, ragazzi. Abbiamo preso la prima provincia belga. Tra l'altro, il Lussemburgo sta massacrando il Belgio. Oddio, il Regno Unito mi ha dichiarato guerra, ragazzi. Bene, 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 ci divertiamo. Guardate il povero Belgio che già evacua, ragazzi. Poveraccio. Temo proprio che attaccherò anche l'Olanda molto presto, anche perché non voglio che il Regno Unito abbia appunto zone per sbarcare. È vero, alla Francia, però almeno non è direttamente vicina ad Amburgo, a Hannover e le mie città. Quindi per il momento invadiamo anche l'Olanda, che tanto comunque non è che potrebbe fare molto. Poi non mi sembra neanche attivo, quindi perfetto. Vi giuro raga, sto leggendo il giornale, ci sono cose bannabili, quindi non posso farvele vedere, però vi assicuro che sta succedendo un casino. C'è chi si schiera con me, chi si schiera contro di me. Sta diventando veramente una partita molto divertente e è tornato il bug del livello 1. Sono molto contento di ciò. Dopo ben 6 mesi, raga, ce l'abbiamo ancora, purtroppo. Comunque, 3, 2, 1, sbang, raga. La cosa bella di questa partita è che è super rapida e quindi possiamo veramente divertirci un botto. Boom, bombardamento all'Olanda, che non è morta, non so come. Però prenderemo, raga, subito anche Amsterdam. Non abbiamo veramente tempo da perdere. Via anche con l'artigliere a razzo, via con le fanterie, via all'attacco, ragazzi, con tutto quanto. Raga, neanche il tempo di distrarsi un attimo e la Francia mi ha già dichiarato guerra. Non so perché, onestamente. Nel giornale dice che le mie truppe hanno aperto il fuoco sugli impreparati soldati. Onestamente non volevo, quindi magari gli mando la pace. Perché per la Francia, ragazzi, ci sarà ovviamente il turno domani. Quindi mandiamogli la pace, ho sbagliato. Bene, detto questo, raga, noi ci vediamo domani. Speriamo che la Francia accetti la pace, altrimenti va a finire che ci bombardiamo. E noi ci vediamo domani, ragazzi, divertendoci effettivamente ad attaccare Francia e il Regno Unito, raga, sarà veramente divertente. Comunque, raga, ho parlato un po' con l'Italia ora nei messaggi ed effettivamente mi sembra un player, nonostante sia veramente nuovo, diciamo. Infatti, come vedete, se funzionasse magari... No, non è livello 0, oh mio Dio. Vabbè, comunque ha praticamente fatto solo 4 partite e come vedete ha iniziato a giocare il 28 febbraio, che sto registrando è il 3 marzo, quindi per farvi capire 4 giorni. Chiaramente non è esperto, ma mi sembra molto 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 voglioso, raga, di imparare, quindi ha detto che appunto seguirà un po' quello che gli dirò io di fare, cioè meglio seguirà i miei consigli. Ho consigliato di attaccare poi la Jugoslavia, che è mia alleata, quindi io non la voglio attaccare, però nel caso lui volesse effettivamente si può espandere qua e in generale nei Balcani, poi chiaramente anche in Francia. Comunque questo è davvero tutto, raga, ci vediamo domani e intanto vediamo un attimo il Giappone se ha già iniziato la guerra. No, per il momento no, raduna tutto e probabilmente attacca durante la notte o domani. Bene raga, eccoci ritornati nella nostra partita in cui dobbiamo conquistare il mondo in 7 giorni. E facendo un rapido calcolo, ragazzi, sarebbe più o meno al giorno 28. Quindi facciamo, raga, abboniamo al giorno 30, visto che appunto la velocità è per 4. Tra l'altro, raga, c'ho veramente un mal di gola assurdo. Ma adesso è arrivato il momento di iniziare l'invasione della Francia. Tra l'altro, mentre appunto non ho registrato, l'Ungheria mi ha attaccato, ragazzi. Mi sembra ve l'avevo fatto vedere. E anche la Romania, ovviamente ho annientato entrambi. Adesso cosa faremo? Beh, ovviamente, ragazzi, come possiamo non attaccare la Polonia? Attacchiamola immediatamente. Tra l'altro ci sono veramente un casino di messaggi in diplomazia, giornale, eccetera. Quindi, raga, pronti? 3, 2, 1. Andiamo sulla Polonia, magari non sulla Jugoslavia. E sbam, ragazzi, siamo in guerra. Tra l'altro, tipo, la Norvegia mi ha appena mandato la mappa condivisa. Onestamente, va bene così. Comunque, raga, anche a occidente. Via, via, via. Non c'è assolutamente tempo da perdere. Usiamo anche il cannone ferroviario. Usiamo, raga, tutto quello che abbiamo per distruggere la Francia. Tra l'altro, ho già distrutto delle truppe perché non mi ha accettato la pace ieri sera. E quindi, onestamente, non me ne frega niente. Gli ho distrutto tutto. Cavolo, mi ero dimenticato di avanzare in Polonia, ragazzi. Cioè veramente, da quanto sto andando veloce, mi sto letteralmente dimenticando letteralmente di giocare. Quante volte ho detto letteralmente non lo so.
Comunque via, fanterie meccanizzate, carri armati, fanterie motorizzate, di tutto, raga. Dobbiamo avanzare, prendere Varsavia in mezz'ora sarà possibile. Non credo proprio, però almeno in un'oretta, raga, spero di prenderla. Oddio, questa divisione, raga, arriva praticamente nei pressi di Varsavia a Skirnewice in soltanto 30 minuti. Quindi Varsavia la potremo prendere in 40. Bene, bene, bene. Chiaramente tra poco, raga, inizierà anche lo scontro con il Regno Unito, che ovviamente ha una flotta molto più potente della mia. Ed è per questo che io mi sto appunto potenziando, facendo un sacco di navi da battaglia. E soprattutto devo fare anche sottomarini. Potenziamo anche qua la base navale, perché abbiamo bisogno effettivamente di un sacco di navi, raga, per poter contrastare il Regno Unito. Perché poi ovviamente dovremo sbarcare e invadere anche lui. Nel frattempo in Asia il Giappone ha invaso appunto la Mongolia e il Manciukuo quasi completamente. Tra l'altro c'è l'Unione Sovietica, che non mi sembra un player chissà quanto forte. Sì, magari, madonna, è tutto rotto, raga. Beh, mi dice livello 1, mi sembra sia tipo livello 90-60, non ho visto. Comunque c'era uno 0. No, in realtà non c'era uno 0. Vabbè, sono completamente fuori di testa. Comunque dovrebbe essere un player abbastanza medio, né troppo forte né troppo scarso. Perciò se io e il Giappone ci uniamo per attaccarlo, sicuramente lo massacriamo. Anche perché non ha fatto ancora niente, quindi probabilmente addirittura sarà inattivo. Nel frattempo c'è il Nepal che sta invadendo l'India, raga, ma cosa sto vedendo? Per il resto invece gli Stati Uniti, beh, sono abbastanza svegli, raga, gli Stati Uniti. Infatti stanno invadendo il Messico e sembra effettivamente che giochino. Hanno comunque un profilo, oddio, niente di che, però insomma non sono neanche scarsi, credo. Chiaramente, raga, ieri mi ero dimenticato di dirvelo, ma l'obiettivo finale del video sarà ovviamente spartirsi il mondo tra appunto Germania, Italia e Giappone. È appunto l'obiettivo proprio di prendere tutto il mondo e spartircelo, tipo ad esempio gli Stati Uniti, l'Africa, la Unione Sovietica, eccetera. Sarebbe veramente una figata. Comunque per adesso, raga, direi che è tutto. Ci vediamo effettivamente alla prossima clip, in cui speriamo, raga, di aver già conquistato tutta la Polonia e magari anche parte della Francia. Non è che ho un grande esercito a occidente, raga, perché onestamente non credevo di attaccare la Francia già adesso. Ero già preparato per la Polonia, però vi assicuro che sarà molto facile, visto che praticamente non ha neanche aperto il gioco. Cioè la Francia è entrata, mi ha scritto come tipo primo messaggio alleanza e poi non ha più risposto, non ha più fatto niente. Quindi onestamente non mi interessa. Bene, ci vediamo più tardi. Allora, raga, la situazione si sta complicando. Così all'improvviso ho appena visto che il Regno Unito ha letteralmente tutta la sua flotta con ben 25 navi, anzi 26, sul mio mare, ragazzi, nel mio mare ad Amburgo. Questo vuol dire che io non posso letteralmente fare niente. Cavolo, sarà veramente tosta la battaglia con il Regno Unito, anche perché come vedete ha un botto di distruttori, un botto di incrociatori. Quindi non posso attaccare con bombardieri navali, non posso attaccare con sottomarini. Devo fare navi da battaglia. E dove le faccio? Non ho altre città costiere a parte Königsberg, ma che non ha un porto. Questo sarà un problema, ragazzi. Dovrò cercare di fare una pace con gli inglesi per poi ovviamente riattaccarli alle spalle. Mi sembra scontato. Oppure combattere fino all'ultimo uomo e ovviamente nel frattempo riarmare la nostra flotta da guerra, sia marina sia ovviamente aerea. Quindi dovremo in qualche modo, raga, vincere contro l'Inghilterra. La Francia ormai, raga, non ha niente, cioè nemmeno io ho nulla in realtà. Però la Francia non è che ha molto di più, anzi non ha letteralmente prodotto niente da quando è iniziato il gioco, quindi perfetto. Vi farei notare che comunque la Polonia sta collassando in maniera veramente veramente splendida, tranne per qualche minuscolo intoppo. Però diciamo che la capitale cadrà in pochi minuti. E boom, raga, l'abbiamo conquistata. 78.000 di denaro. Guardate quanti ne ho, 500.000. Ho comunque un bel po' di risorse. Però raga, il ferro mi serve, quindi devo assolutamente comprarlo. E poi a questo punto mettiamo anche qualche spia all'Inghilterra. Comunque fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui vi spiego per bene come funziona lo spionaggio, perché in effetti, ragazzi, lo spionaggio non è molto chiaro. Anche io ci ho messo un po' per impararlo, ma in realtà a dire il vero l'ho imparato su Supremacy, su Call praticamente. È uguale a Supremacy. Adesso, raga, vi lascio e vi farò effettivamente vedere dopo, quando appunto sarà terminata l'invasione della Polonia. E purtroppo l'Inghilterra, ragazzi, mi ha giocato veramente bene. Oddio, non è che ha avuto molto senso splittare le navi. Più o meno, sì, forse per fare danno anche con gli incrociatori ha avuto senso. Non sembra male il player dell'Inghilterra, raga, che livello è? Oh, 110, non si vede le statistiche, però comunque non sembra male. Ok, raga, è passato circa un giorno dall'ultima clip. Scusate anche se non c'è la webcam, ma vi assicuro, raga, che sono stato veramente male, non ho potuto registrare. Quello che conta adesso, raga, è che questo video si concluderà proprio adesso. Ma non si concluderà normalmente. Si concluderà, infatti, con l'operazione Barbarossa alle porte. Infatti, come vedete, l'Unione Sovietica è ufficialmente andata inattiva. Nel prossimo video, ragazzi, inizieremo con le nostre tre gigantesche armate l'invasione dell'Unione Sovietica. Anche perché, come vedete, raga, ormai siamo già a 2
2040 punti il Giappone praticamente ha devastato tutto. Per quanto riguarda le nostre espansioni, raga, il Giappone ancora non ve lo faccio vedere, vi dico solo che ha preso la Turchia. Praticamente abbiamo conquistato tutti i Balcani, tutta la Francia, la Spagna l'avevo presa tutta di notte, ma poi il bot della Spagna e del Portogallo mi hanno riconquistato, e anche ovviamente tutta quanta l'Africa, io e il Giappone ce la siamo divisa. Il Regno Unito, raga, ancora non sono riuscito a invaderlo, ma con la nostra flotta ovviamente tempo al tempo ci riusciremo. Tra l'altro 1914 di vita, bellissimo. Quindi mi raccomando, like e iscrizione se non vedete l'ora di vedere il prossimo video. E vi ricordo di seguire anche il Giappone, che su Instagram si chiama MemeStorici39, perché dai, se lo merita. Detto questo, bella ragazzuoli.